La domanda è questa: riuscirà il nostro eroe, vale a dire il colombiano Chepe Gonzalez, a mantenere l'esiguo vantaggio sino al termine? Ho il timore di no, tutto dipenderà da come si muoveranno questi corridori, questi 11 inseguitori nel tratto pianeggiante. Però adesso il vantaggio di Chepe Gonzalez è minimo perché mancano ancora 30 chilometri. E all'inseguimento di Chepe Gonzalez, ricordiamo, ci sono Zulle, Tonkov, Pantani, Miceli, Guerini, Jecker, Kamenzind, poi Meyer, Clavero, Noè e Podenzana, 11 uomini con un vantaggio che oscilla sempre intorno ai 30 secondi, mentre con un vantaggio di poco superiore al minuto Secchiari e Garzelli, poi leggermente distanziato Faresin, poi con un vantaggio vicino ai due minuti Tronca, con Bettini poco distante, a poco più di due minuti Frigo, poi Piepoli, poi Rubiera, poi Codol e in ultima posizione di questo gruppetto troviamo Garcia. Eccoci con Chepe Gonzalez. Siamo nella discesa, abbiamo visto prima Secchiari, poco più avanti Garzelli, che tentano di rientrare nel gruppo maglia rosa. Il loro distacco è di una trentina di secondi, quindi grosse possibilità anche per loro di rientrare. Il fatto che ci siano tutti questi rientri dimostra che l'andatura non è a blocco. No, l'andatura è regolare, non è proprio a tutta, difatti non c'è stato nessun attacco, solamente un'andatura sostenuta da parte di Zulle nel tratto più impegnativo, poi anche lui ha rallentato, si è fatto aiutare da Jecker, da Meyer, un Meyer generosissimo che continuava a staccarsi, a rientrare, appena rientrato si portava al comando, poi si staccava di nuovo. È veramente da elogiare la prestazione oggi di Meyer, mentre non c'è davanti Belli. Belli che è stato sempre al fianco di Zulle fino a ieri, però sta pagando questi sforzi. E intanto l'arrivo di Garzelli porta un altro uomo di Pantani in testa al gruppo, Faresin accanto a Tonkov. Vladimir Belli ha lavorato a fondo, ha fatto veramente cose incredibili per Zulle, è stato l'uomo che gli è sempre stato al fianco, che lo ha pilotato nelle tappe di salita, e evidentemente anche Belli oggi non ce la fa più. Merita comunque un applauso perché il bergamasco è andato veramente molto bene. Intanto Marzio Bruseghin porta anche oggi la microcamera sulla bici, una microcamera che io riproporrei proprio perché grazie a questa microcamera siamo in grado di analizzare questa discesa. Davide. Qui ci rendiamo proprio conto la velocità, quanto vicino vanno ai guardrail, ai muretti, ogni tanto pedala, poi vedete proprio le frenate, vedete con due dita frena un po' con quasi esclusivamente col freno anteriore, e quando la frenata deve essere più forte anche con il freno posteriore. Vogliamo riproporre questa immagine per spiegare bene, per far meglio capire la tattica della frenata mentre siamo a 25. Ecco, allora il freno. Allora, lui dovrebbe avere freno anteriore a destra, freno posteriore a sinistra. In bicicletta quasi esclusivamente si frena con il freno anteriore. Quando la frenata deve essere più forte si aiuta la staccata con il freno posteriore, perché se uno frenasse solo con quello posteriore la bicicletta non si ferma e la ruota posteriore si blocca, c'è il rischio di fare un lungo, di andare fuori strada. 25 chilometri alla conclusione. Ricordiamo che fisicamente è un giocatore di basket Marzio Bruseghin. Un tratto in pavé per Chepe Gonzalez, mentre ecco il gruppetto degli inseguitori con il numero 75 in testa al gruppetto, vedete Jecker. Tanto vedete la posizione nel pavé in discesa, stanno non seduti ma un po' rialzati per ammortizzare le imperfezioni essendo pavé, e quindi per non trovare problemi, quindi stanno un po' più, ammortizzano con le gambe tutti i colpi che il pavé ti dà. Intanto mi sembra che Garzelli stia rientrando. Sì, l'avevamo visto appunto nella scia
del gruppo degli 11. Vi abbiamo proposto già un paio di volte la funzione. Attenzione, hanno sbagliato la curva tanti qui, anche Pantani, sono arrivati un po' lunghi, sono riuscito nonostante ciò a frenare e a ripartire senza conseguenze. Allora, la funzione della macchina di assistenza. Quando il distacco tra un gruppo e l'altro è inferiore ai 30 secondi, subito si porta nella scia del primo corridore o comunque del primo gruppetto questa macchina, che se c'è una foratura... Ecco che la regia ci ripropone la sbandata da parte dei battistrada Pantani, però mi sembra che non abbia rischiato molto. Concludiamo con la vettura di appoggio. E quando appunto non c'è l'ammiraglia è questa vettura che si mette nella scia del gruppo di testa, e se c'è una foratura o comunque un incidente meccanico questa ti può dare assistenza. Ed eccoci col gruppo dei leader della classifica generale. Sono sempre i Festina a fare l'andatura, mentre mi sembra che Cepe Gonzalez stia andando molto bene. Molto bene, non prende grossi rischi, non è un grosso discesista, però si sta difendendo, anche perché la strada a questo punto è abbastanza ampia, ci sono un paio di tornantoni, però sta proseguendo. Ci sono possibilità per lui di arrivare, però tutto dipenderà da come si muoveranno le squadre nel tratto in pianura, quello meno adatto ad uno scalatore come Cepe Gonzalez. Adesso vedete che ha impostato molto bene questa curva, avete visto proprio cominciare largo, poi ha stretto e adesso uscita dalla curva ha continuato a pedalare, massimo rapporto, velocità sarà sugli 80 orari. Intanto abbiamo visto che Jäger ha chiesto l'intervento dell'ammiraglia, mentre il colombiano è a 2 chilometri dall'intergiro. Cerpeti, Paresin, Garzelli e Secchiari sono andati molto bene nella fase di discesa e ora stanno per completare il ricongiungimento con il gruppo maglia rosa, mentre passiamo al cartello cavalese. A te la linea. E appunto vediamo il terzetto che si accoda al gruppo degli inseguitori. La telecamera è ritornata su Gonzales, quindi il terzetto formato appunto da Garzelli, Paresin e Secchiari stanno per entrare. Ecco, adesso c'è l'intergiro, qui si conclude la discesa, si torna sulla statale e proprio a 200 metri l'intergiro. Vediamo adesso, stiamo attenti, se qualcuno dell'alta classifica farà questo intergiro, perché ci sono 6 secondi al primo, 4 secondi al secondo e 2 secondi al terzo. Quindi Gonzales vince anche l'intergiro. Attenzione, è uno sprint importante perché ci sono degli abbuoni. Allora vediamo, ci sono sempre gli uomini della Festina nelle posizioni di testa, vediamo se la maglia rosa vorrà sprintare per aggiudicarsi qualche secondo. Sì, eccolo là, lo vedete sulla sinistra, ecco Pantani che scatta. Pantani è in terza posizione, quindi quanti secondi guadagna Pantani? 2 secondi, perché secondo è arrivato Maier, terzo Pantani, quindi 2 secondi di abbuono per Marco Pantani. Quindi va aggiornata la classifica generale. Davide, 32 secondi adesso è Tonkov, 33 è Guerini e 1 minuto e 3 secondi Zulle. Ecco, questi due scatti di Pantani ci dimostrano come il romagnolo sia in splendide condizioni. Ma non, secondo me non sono questi scatti che testimoniano la freschezza di Pantani, perché non ha speso troppo, non c'è stata volata né al Gran Premio della Montagna né all'Intergiro, perché né Zulle né Tonkov hanno fatto questa volata. E adesso vedete che gli uomini della Mercatoni 1 bianchi si portano al comando per tenere una velocità sostenuta, costante, con Podenzana e Garzelli. Poi vediamo i tre Festina, poi la maglia rosa, poi con il battistrada Minisport. L'energia? Ognuno la vede a modo suo. Entra in Batidas e scegli il tuo. Ed eccoci con Gonzales, mentre grandi manovre, prove generali di attacco nella scia del fuggitivo che naturalmente, visto che alle sue spalle ci sono colpi di spillo, eccoci con Faresin, poi vediamo, viene marcato da Maier che ora si lancia al suo inseguimento, mentre abbiamo visto Garzelli e Podenzana in testa al gruppo, un Boccia
e un vecchio della formazione di Pantani. Siamo a 20 chilometri dalla conclusione, ecco appunto l'arco di trionfo degli ultimi 20 chilometri, attenzione, stiamo per avvicinarci alla salita finale e lì vedremo chi ha gambe per attaccare. Intanto sentiamo Bulbarelli. Alle spalle del gruppetto magliarosa sta rientrando Rubiera, dietro c'è una coppia, Piepoli e Bettini, seguiti da quattro atleti, Tronca, Codol, Frigo e Garcia. A voi. E in attesa appunto del gran finale, dell'ascesa che porta ad Alpe di Pampeago, Gran Premio della Montagna, quota 1760, dove si conclude questa 18ª tappa, mini spot. Si sente quando è estate. Sempre Gonzales, non è che fino a questo momento la tappa abbia svelato le reali condizioni di Zulle, Zulle che ripropone sempre i suoi uomini in testa, Zulle che è stato il primo a incrementare l'andatura, Tonkov in fase di attesa con il figo Kamenzin al fianco, ecco che ora si sta voltando Gonzales, chiede ancora acqua, mentre Pantani ha fatto due scatti in attesa del terzo. Cerquetti. Prodezza di Piepoli e Bettini che in una curva molto stretta a destra sono riusciti ad evitare Moto e Ammiraglie con una frenata secca all'ultimo momento e senza perdere più di tanto. Era già passato Rubiera e dunque i tre, come aveva annunciato Mauro Bulbarelli, stanno cercando di effettuare il ricongiungimento. Arriva poi un altro elemento, potrebbe essere Frigo. Siamo in coda a questa sarabanda di Ammiraglie, è un tratto in discesa, alta la velocità, a te la linea. E intanto le Ammiraglie si avvicinano ai battistrada perché debbono effettuare l'ultimo passaggio di borraccia. Eh sì, perché anche nell'ultima salita, 9 chilometri, non possono più prendere borracce dall'ammiraglia e oggi fa molto caldo, la saturazione è molta e quindi con una borraccia in salita riescono a fare 5-6 chilometri, non di più. E però adesso penso che non ce la faccia Cepe Gonzales, dietro tira la Mercatone 1 Bianchi, adesso c'è ancora, ci sono ancora 2-3 km di discesa, poi un tratto pianeggiante che penalizza Cepe Gonzales, vento contrario, strada che sale leggermente, qui spenderà troppo, quindi ho il timore che per lui non ce la faccia, se lo meriterebbe perché ha attaccato appena è cominciata la salita, ha tenuto sempre lì a pochi secondi, però manca ancora troppo. E all'inseguimento di Cepe Gonzales sono in 17 Pantani, Meyer, Zulle, Jecker, Tonkov, Kamezi, Clavero, Noè, Podenzana, Miceli, Secchiari, Garzelli, Faresin e gli ultimi tre rientrati, vale a dire Rubiera, Piepoli e Bettini. Bettini che vediamo proprio in coda al gruppo. Non demorde Bettini. Grande temperamento. Grande temperamento, in discesa è un kamikaze pure lui, lo ha dimostrato anche nella tappa di Schio. Bettini che è ancora 12° in classifica generale con un distacco di 11 minuti ed un secondo. Intanto vediamo la scheda di Cepe Gonzales, professionista dal 95, 10 vittorie in carriera, le più importanti sono una tappa della Tour del 96 mi pare e una tappa del Giro d'Italia l'anno scorso. Tipico scalatore colombiano, mentre anche Frigo sta arrivando sul gruppo di primi, quindi abbiamo 18 corridori all'inseguimento di Gonzales. Stavamo dicendo, tipica figura dello scalatore colombiano, adatto agli agili rapporti, il più forte tra loro è stato indubbiamente Lucio Gonzales e poi Cacaito Rodriguez. Sono Podenzana e Garzelli in testa, il ruolo di Podenzana e Garzelli in questo momento.
In questo momento il loro ruolo è quello di tenere l'andatura alta, di stare davanti, di tirare, perché quando arriveranno a 9 km dall'arrivo si esaurirà il loro compito. Vorrei rimarcare le prestazioni di Garzelli e di Podenzana, difatti sono soprannominati uno il giovane perché è giovane e uno il vecchio perché è il più vecchio del gruppo italiano. Gianni, a te. Altri tre corridori al termine della discesa si sono ricongiunti, si tratta di Tronca, di Codol della Mapei Bricopì e di Garcia Casas della Festina, dunque un altro alleato per Zulle. A te la linea. E allora continua ad aumentare il numero, mentre vedete che Faresin chiede l'intervento dell'ammiraglia Pantani, Meyer, Zulle, Jecker, Tonkov, Kamenzin, Guerini, Clavero, Noè, Podenzana, Miceli, Secchiari, Garzelli, Faresin, Rubiera, Piepoli, Bettini, Frigo, Tronca, Codol e Garcia. Sono arrivati a gruppetti sempre perché è mancato lo scatto, naturalmente troppi chilometri al traguardo, non era possibile prevedere battaglia tra i grossi calibri, battaglia che ci sarà sicuramente tra pochi chilometri. Tra pochi chilometri ci sarà battaglia perché siamo... ai 15 chilometri. Descrivici la salita finale, quella che porta all'Alpe di Pampeago. Allora, adesso ci sono ancora 6 chilometri pianeggianti. Intanto finalmente l'ammiraglia della Kelm è riuscita a portarsi su Gonzales, che anche se ha poco di vantaggio hanno concesso i giudici giustamente di andare ad assistere, perché era da un po' di chilometri che Cepe Gonzales è senza acqua. Stanno anche impartendo ordini o comunque consigli. Il direttore sportivo e ha dato due borracce al corridore Cepe Gonzales, che è soprannominato almeno l'uomo dalle 8 donne. Perché? Perché in Colombia abita con la nonna, la mamma, 3 sorelle, la moglie e 2 figlie. Molti a questo punto pensavano che fosse musulmano. No. Allora, eccoci qua con Gonzales che continua a chiedere borracce, quindi a questo punto, proprio dove poteva iniziare l'attacco decisivo, Cepe Gonzales si rialza, si volta, guarda, controlla. Perché gli hanno nascosto la pubblicità sulla maglia verde? Più che altro non gliel'hanno messa. Probabilmente si è dimenticato lui di dare la placca. Di solito le squadre danno appunto la loro striscia dove sono tutti gli sponsor. Si rialza perché ci sono ora 6 chilometri completamente pianeggianti, vento contrario, anzi con una strada che sale leggermente non avrebbe avuto nessuna possibilità, l'abbiamo detto proprio pochi istanti fa, e fa bene a rialzarsi, perché quando si accorge un corridore che il proprio vantaggio... Ed ecco che arrivano Podenzana, Garzelli, praticamente sono gli uomini di Pantani e di Zulle che fanno l'andatura. Finisce l'avventura di Cepe Gonzales e sono 22 uomini al comando, 22 uomini in attesa della salita finale. 22, sono rientrati molti, c'è stato lo scatto di Zulle, Pantani e Tonkov non lo hanno aiutato, e a questo punto Zulle ha desistito, ha proseguito con un passo regolare e questo ha permesso a tutti gli altri di rientrare. La battaglia è solamente rinviata, mentre vedete Pantani che pedala con grande agilità, la stessa cosa sta facendo Zulle. Pantani che pedala molto agile in salita, pure Zulle, vedete, proprio avrà sulle 100 pedalate al minuto, e agilità che gli permette di salvare la gamba, come si dice in gergo, per avere poi più energie possibili nell'ultima salita. Ultima salita che, secondo me, se starà bene attaccherà, perché ha la possibilità di guadagnare secondi. Non sono sufficienti 30 secondi nei confronti di Tonkov ed un minuto nei confronti di Zulle, perché sabato c'è un cronometro di 34 km. Intanto Felix Garcia ha preso tutte le borracce possibili e immaginabili per andare a rifornire il suo capitano Zulle. È una giornata calda. Proprio per questo bisogna sempre bere poco e spesso, ogni pochi istanti bisogna sempre buttare giù liquidi, perché la sudorazione è alta oggi. Vediamo Frigo in ultima posizione, ma sentiamo Bulbarelli.
e sono affiancato all'ammiraglia della Mercatone 1 Bianchi con Beppe Martinelli. Pantani ha due compagni di squadra, ma anche Zulle ce li ha. Per adesso qualche tentativo, ma nulla di fatto. Ma adesso credo che i compagni servino questi 4-5 chilometri che mancano andare a prendere la salita, poi ognuno credo che deve fare la sua corsa. Marco mi sembra, guardandolo così, che stia abbastanza bene. Non so cosa abbiano nelle gambe gli altri, però io credo in quello che ha lui. E Zulle, come l'hai visto in queste prime due salite? Ma sicuramente ha dato una lezione a tutti, dimostrando che stava bene sulla prima salita. Non ho capito molto bene l'atteggiamento sulla seconda, ma tante volte può essere la miglior difesa e l'attacco. Lui credo che abbia fatto questo fino adesso. Tonkov è sempre stato lì, mentre Guerini ha recuperato, e questo può essere un segnale. Ma credo che adesso nei 7 chilometri finali si decida il tutto. Come ho detto prima, Zulle mi ha dimostrato con la sua tattica sul San Floriano di stare bene, però dopo non ha finalizzato. Ho aspettato i suoi compagni per essere più tranquillo. Tonko mi fa abbastanza paura, Guerini mi sembra strano il suo cedimento, però di solito chi cede sulla prima dopo, insomma, qualcosa ci lascia. Ringraziamo Martinelli, a voi. Allora, ha analizzato molto bene la situazione il direttore sportivo della Mercatone. Vogliamo ricordare che è stato un ottimo velocista bresciano, vice campione olimpico belli. Lì ci sono state delle cosine perché hanno squalificato un po' di corridori, mentre vediamo Pantani, sentiamo Bulvarelli con Roussel, direttore sportivo della Festina. Zulle ha provato e poi ha mollato, come mai? Alex va meglio che ieri è un giorno un po' difficile per Alex, e difficile fisicamente, e è la più grande difficoltà del giro, il giorno della marmolada. E ieri ha perso tempo, però oggi va meglio, va a suo livello e va molto bene con una buona equipo Festina. Cosa farà nell'ultima salita? Non so, perché Alex va molto bene, però io considero che no a Alex di attaccare, perché ora tiene un margine per me di un minuto di ritardo, però tiene un contrarreloj a Lugano e non so se va a attaccare. Se tiene la buona pierna può attaccare, se no non è necessario attaccare per Alex e Zulle oggi. Allora, Roussel ha detto che sembra essersi ripreso il campione svizzero dopo la crisi che ha avuto sulla marmolada, l'ha visto bene in queste prime due salite, ma ha anche detto, Roussel, mi sembra la cosa più importante, oggi Alex Zulle non ha bisogno di attaccare, perché il ritardo che ha può benissimo colmarlo a cronometro, quindi basta che resista agli eventuali attacchi degli altri antagonisti. A voi. E vogliamo ricordare che Bruno Roussel è francese, si è inventato questo esperanto in quanto che mischiava parole spagnole, francesi ed italiane. Avesse scelto una lingua, forse sarebbe stata più comprensibile la sua risposta. Intanto si stanno avvicinando Ugrumov, Conti e Fagnini, mentre vediamo Frigo in ultima posizione. Siamo a 10 km dalla conclusione, la media di 32,226. Ancora un chilometro di pianura, poi svolta a sinistra e comincia la salita. L'abbiamo detto anche noi che Zulle non ha bisogno di attaccare, però non è che è stato un attacco il suo, però ha aumentato l'andatura, l'ha aumentata talmente tanto che sono rimasti in quattro. Io avrei corso differentemente, però a volte si lanciano messaggi, non è che si vince solo con la forza un giro, bisogna anche a volte eventualmente bleffare. Può anche darsi che abbia voluto dimostrare che la crisi di ieri non... Mentre pedala ad agilità Bettini, ripetiamo, l'ultimo ad arrivare, il primo a scattare, riscatta ancora Bettini, siamo nel tratto in salita, qualche problema naturalmente data la tappa, data l'altimetria di questa tappa. È sempre Bettini in prima posizione con Kamenzin in seconda. Dove siamo? Siamo a Tesero, centro storico di Tesero, Pavè. Adesso c'è anche un tratto in pianura, poi riprende la salita, siamo ormai a 7500 metri dal traguardo. Soprattutto gli ultimi 4 chilometri sono terribili,
pendenze sul 12-13% ed è proprio per questo che Tonkov, Zulle e Pantani si mantengono a ruota dei propri compagni di squadra. Mentre vediamo in coda il gruppo, il campione d'Italia Faresin, con lui c'è Codol, incomincia a perdere terreno anche Meyer. Pulvarelli, chi è che si stacca? Si è staccato anche Piepoli, mentre oramai hanno perso definitivamente contatto Podenzana e Frigo. A voi. Ed eccoci sui due battistrada, siamo ormai ai 7 chilometri. L'avventura dei due potrebbe anche concludersi positivamente, perché nessuno dei grandi si sta muovendo. Bettini. Gianni? C'è collaborazione fra Bettini e Kamenzin, ora il campione di Svizzera in testa, lo segue Bettini che è partito con il primo scatto, è stato già riassorbito Jäger della linea. Bettini. Ed eccoci, appunto, si voltano, guardano, controllano, non ci credono, siamo ai 7 chilometri, hanno paura di vedersi arrivare subito nella scia, sulle, mentre ora vedete Garzelli, poi eccoci con la maglia verde, poi gli uomini della Festina che ritornano al fianco di Zülle. Zülle marcato stretto da Pantani, il vantaggio dei due battistrada è cronometrato in 15 secondi come puntualizza la nostra grafica. Testa della corsa, vedete Bettini in prima posizione, Kamenzin in seconda, poi abbiamo detto 15 secondi il ritardo del gruppo, gruppo che aspetta ancora. Aspetta il tratto più impegnativo. Bettini, ho il timore che non possa resistere, ho il timore che non possa resistere neanche all'andatura di Kamenzin, che sta adesso salendo molto bene. Adesso è Garcia Casas con Zülle, con Pantani, vedete proprio Zülle, Pantani e Tonkov, con Miceli che sta stringendosi le scarpette, tra un po' potrebbe scoppiare la bagarre. Nuovo attacco, mentre Tonkov, allora Pantani marca Zülle, Tonkov marca Pantani. Ecco che il colombiano si sta riportando al comando. A questo punto mi devi spiegare perché si era poi lasciato riprendere, mentre lo spagnolo Garcia, che ora si incarica di proseguire, di tenere sempre alta l'andatura. Ricordiamo, la tattica di Zülle è tenere alta l'andatura per evitare i micidiali scatti di Pantani. Ci riuscirà? Questo è il problema. Io ho il timore che negli ultimi 4 chilometri perda qualche cosa. Cepe Gonzalez ha aspettato il gruppetto perché lo lasciavano lì a 20-30 secondi. Pianura, lui non è un passista. E mentre abbiamo visto Pantani parlare con Garzelli, e se va davanti ad aumentare l'andatura, vuol dire che Pantani ha intenzione di scattare. Attenzione, perché guardate che per me Pantani comincia a guardarsi intorno, a cercare di studiare l'attacco. Zülle, allora c'è Garzelli in prima posizione, Zülle in seconda, Pantani nella scia di Zülle, si volta, guarda, controlla, sta per partire Pantani, Garzelli, Zülle, poi vedete la maglia rosa. Garzelli mi sembra che sia ormai a tutta, continua, siamo a 6 chilometri dalla conclusione. Pantani secondo me aspetta gli ultimi 4, quelli più duri, più impegnativi, mentre Tonkov, non riesco a capire se Tonkov sta bene oppure no, perché è sempre lì, ma c'è anche un modo di andare in bici che è impassibile, sta bene o sta male, non cambia niente. Ecco, non si riesce mai a capire se Tonkov stia bene o stia male, mentre mi sembra che l'ultimo primo piano di Zülle riveli come ormai il corridore svizzero sia al limite delle energie. Mi sembrava che stesse veramente soffrendo. Due uomini al comando, Cerquetti. Si volta Kamenzin, dietro c'è Bettini. Kamenzin guadagnato un paio di metri, meno di 6 chilometri al traguardo, poi Garzelli portato al comando da Pantani, poi Zülle, si vede anche la maglia verde di Cepe Gonzalez sul lato sinistro della sede stradale, insiste Kamenzin sui pedali, si stacca Bettini già a 15 metri per il campione di Svizzera, che ricordiamo è al quinto posto della classifica generale della linea. Attenzione che ecco scatta Pantani, parte Pantani, Kamenzin è partito, è stato il primo a partire. Attenzione, nella scia di Pantani c'è Tonkov e poi per Zülle, ed ecco la tanto attesa battaglia, la bagarre inizia
con Pantani, ve l'avevo detto, si era portato nelle prime posizioni, incominciava a guardarsi Gianni. Sì, il primo a scattare è stato Cepe Gonzalez e allora è scattato Pantani che lo ha subito raggiunto portando su Cepe Gonzalez anche Tonkov e Zulle e dietro Miceli e poi Guerini. Questa è la situazione, dunque la maglia verde di Cepe Gonzalez con la maglia rosa Pantani, poi Tonkov, poi Zulle, poi Miceli, poi Guerini. Intanto Bettini ha raggiunto Kamenzin, questa è la situazione, ci sono 50 metri fra i due di testa e gli inseguitori che sono in 6 a te la linea. E intanto il gesto di sfida all'inizio dell'attacco è stato il lancio del cappellino, mentre Kamenzin riparte, dovrebbe proporre Kamenzin l'attacco di Tonkov. Vediamo se il russo è in grado di trovare in Kamenzin il punto d'appoggio, mentre ecco la maglia verde di Cepe Gonzalez, nella scia di Cepe Gonzalez c'è ora Pantani, Pantani che pedala splendidamente, poi Tonkov, poi eccoci Zulle, poi Garcia, poi Miceli, eccoci con Guerini inquadrati nell'ordine. Questa è la situazione, mentre cede Bettini e sta cedendo anche Garcia, lo spagnolo che ora vedete si sta portando in ultima posizione dopo aver fatto il buco, cioè dopo aver creato un distacco che però vediamo, ecco Bettini perde contatto, è sempre il colombiano che fa l'andatura con Pantani in seconda posizione, Tonkov in terza e poi Zulle in quarta, poi ecco Miceli, Guerini e Bettini, Bettini che è al gancio però rimane. Rimarrà per poco, intanto è cambiata la strategia di Zulle che questa volta ha risposto all'attacco di Pantani, anche Tonkov è stato prontissimo subito sulla ruota di Pantani, mentre adesso è Cepe Gonzalez che sta tirando con Pantani a ruota. Ecco, siamo a 5 km dal traguardo, tra un chilometro svolteranno a destra e cominceranno i 4 km più impegnativi con una pendenza del 12-13%, 400 metri e 50 di dislivello. Mentre Kamenzin, lo vedete sulla destra, è stato ripreso, ora si porta in coda al gruppetto mentre continuano gli scatti di Gonzales. Cerqueti, raggiunto Kamenzin, è ripartito Cepe Gonzales sui pedali ma non lo molla di un centimetro Pantani, dietro Tonkov, poi Zulle, poi Kamenzin a meno di 5 km all'arrivo, a te la linea. E può essere Gonzales l'apripista per Pantani, come ieri è stato Guerini, oggi potrebbe essere Gonzales l'uomo giusto per lanciare il contrattacco di Pantani. Eccoli dall'alto, rimaniamo con questa posizione, maglia verde Gonzales, ora parte Pantani, avete visto, i due si sono guardati, c'è stato un cenno di consenso da parte di Pantani ed ecco che parte Gonzales con nella scia Tonkov, poi Zulle, poi Kamenzin. Ecco che la regia ci ripropone, vedete Gonzales lo guarda e avete visto il cenno di il sì di Pantani, sentiamo Bulbarelli. Non vuol mollare Bettini, era in ritardo di 30 metri, li ha recuperati, adesso si è accodato al gruppo maglia rosa. Hanno perso contatto invece Noè, Jecker, Clavero, Faresin, Garzelli, Meyer, Codol, Tronca, Secchiari, Rubiera e Garcia, tutti questi sono staccati. Mentre tenta di staccarsi, ma in testa, che è quello che conta in questo momento, Gonzales ancora all'attacco, Pantani, forcing di Gonzales, poi vedete Tonko, poi Zullo e parte Pantani, attenzione, parte, scatto di Pantani. Nella scia di Pantani si è portato Tonkov, nella scia di Tonkov Zulle e ancora Pantani a riproporre l'attacco con Kamenzin in quarta posizione, poi tiene bene Guerini, poi eccoci con Miceli nell'ordine in difficoltà. Allora sempre Pantani che scatta con Tonkov in seconda posizione, regge bene oggi Zulle. Allora sentiamo Cerqueti. Si è quasi fermato Cepe Gonzalez che ha fatto cenno alla sua ammiraglia, si è toccato mi sembra la gamba destra, problemi fisici per Cepe Gonzalez che è in chiara difficoltà, la sua ammiraglia lo ha spinto, lo ha incitato ad andare avanti, a non mollare proprio adesso che sta per arrivare la fase più dura della salita, della linea. E intanto vedete Alvaro Pino, il direttore sportivo, che sta protestando con Cepe Gonzalez, c'è una discussione tra i due ma mi sembra che sia molto più importante rimanere. Ecco che sta scattando,
Bettini è incredibile. Ecco, adesso comincia il tratto più impegnativo e Bettini che è partito di nuovo, ecco proprio adesso, vedete, svoltano a destra e qui comincia il tratto più impegnativo. Prima Pantani non è scattato, si è portato al comando. Attenzione, ma potrebbe scatta farlo adesso. Non ancora, vedete che stanno ancora aperti. Aumenta l'andatura Pantani, scatto di Bettini. Bettini che ha praticamente smentito tutti i pronostici, sembrava, e anche tu ci hai ricaduto. No, ma adesso vedrai che si rialza. Bettini, riparte Pantani, Bettini si porta sulla destra, riscatta ancora Pantani. Vediamo che Zulli comincia a perdere terreno. Tonkov invece si mantiene molto bene nella scia di Pantani, mentre Zulle preferisce non rispondere agli scatti. Risponde agli scatti di Pantani invece Tonkov, mentre ecco che esce Guerini, mentre ecco che esce anche Miceli, mentre in difficoltà vedete Zulle e poi Kamenzin. La telecamera ora è nella scia di Pantani e di Tonkov. Allora Gianni, Pantani si è alzato gli occhiali, Tonkov dietro, ci sono 6-7 metri di vantaggio su Guerini, sui pedali anche Miceli, più indietro Zulle, sui pedali Pantani, la maglia rosa, dietro Tonkov che rimane abbastanza composto come stile, ancora sui pedali Pantani e dietro adesso in terza posizione Miceli, in quarta c'è Guerini a te la linea. Mentre perde contatto Zulle, rimaniamo sui due battistrada, Tonkov nella scia di Pantani, mentre si difendono molto bene sia Guerini che Miceli. Siamo ormai in vista degli ultimi 3 chilometri, strada ampia, asfaltata. Ecco sulla sinistra Tonkov, sulla destra Pantani, ora va al comando Tonkov, mentre ecco che sta arrivando Miceli, grande prova di Miceli anche oggi. Ecco Guerini, le prime 4 posizioni, affiancati Tonkov e Pantani, poi nella scia dei due c'è Miceli con Guerini in 4ª posizione, mentre il ritardo di Zulle viene cronometrato in 12 secondi. Pantani riparte ancora, Pantani resiste, risponde all'attacco Tonkov. Pantani, lo avevamo detto, era facile prevederlo, avrebbe attaccato a fondo, ha lasciato che Zulle, anche la tattica di Zulle era stata ampiamente analizzata. Zulle aveva tentato di imporre un certo tipo di andatura proprio per evitare i micidiali scatti di Pantani, che giustamente ha aspettato l'erta finale per promuovere il suo attacco. Pantani con Tonkov, poi bene Miceli, bene Guerini, mentre continua a perdere terreno Zulle, in compagnia del quale c'è un altro svizzero, Kamenzin. Potrebbe perdere 40-50 secondi Zulle, è in difficoltà, ogni volta che la strada si impenna fatica, non capisco quel suo allungo nella salita dura, adesso è ancora una volta in difficoltà, mentre va molto bene Pantani e ugualmente bene Tonkov, anche Miceli si sta difendendo, mentre Guerini, a differenza della prima salita, si è un po' ripreso e sta limitando i danni. Non è sicuramente il Guerini di ieri, però... Allora sentiamo da Bulbarelli il distacco. Cepe Gonzalez non ce la fa più, anche Bettini è rimasto staccato, accanto a Zulle c'è Kamenzin, Zulle e Kamenzin danno 14 secondi di ritardo rispetto a Pantani, a voi. Ed ecco che li stiamo proprio vedendo e non ci sono dubbi, Zulle è in difficoltà, ma d'altronde proprio in apertura di cronaca avevamo detto è una tappa molto importante, perché se Zulle è lo spartiacque per Zulle, se Zulle riesce a mantenere il proprio ritardo, a contenere il proprio ritardo nei 60 secondi, può ancora sperare di capovolgere la situazione nella penultima tappa a cronometro. Se Zulle cede ancora terreno nel finale, incomincia a diventare, non dico impossibile, ma difficile il suo recupero nella gara contro il tempo. Comunque non è in crisi, adesso no, si è ripreso, anzi adesso proprio è riuscito a superare quel momento di defaianza, ha ripreso ritmo e sta salendo molto bene, beve continuamente, la sudorazione, l'abbiamo ripetuto più volte, è alta oggi, mentre Pantani e Tonkov adesso si sono un attimo... Può esserci una corsa parallela tra i due?
per adesso certo che può esserci, però devono cercare soprattutto di guadagnare terreno su Zulle, che ha un minuto di distacco in classifica generale. Tonkova mi sembra che stia salendo molto bene, però l'azione dei due hanno rallentato, vedete? Ma riparte ancora Pantani sulla destra, Zulle si porta al fianco Bulvarelli. A quanto ammonta il vantaggio di Pantani Zulle nei confronti dei più immediati inseguitori? Allora, Pantani ha un vantaggio di 23 secondi su Guerini e ormai di 30 secondi su Zulle e Kamenzind. E siamo a quanto? Siamo a 2,5 km dall'arrivo. Continua a scattare Pantani. A parte che il suo modo di andare in salita non è assolutamente un corridore che va su di ritmo come Zulle, però ogni tanto rallenta. 31 secondi Pantani Tonka nei confronti di Zulle Kamenzin. Questa è la segnalazione della nostra regia. Gianni. Pantani e Tonko fanno 16 secondi su Miceli e 27 su Guerini. A te la linea. Ed eccoci con Zulle Kamenzin. Allora, due uomini all'attacco, siamo ai 2 chilometri con Tonko, Pantani, poi Miceli, poi Guerini, poi Zulle, Kamenzin e Gonzales. Allora, riepiloghiamo, sentiamo se Giovanni Bruno mi conferma questi distacchi. Miceli 16 secondi, Guerini 30, 34 Zulle, Kamenzin e Gonzales. Di nuovo in difficoltà Zulle, adesso salita è la più dura, siamo nel tratto più impegnativo con una pendenza sul 14%, Zulle in un po' in difficoltà, mentre Pantani sta continuando nell'azione, Tonkov rimane nella scia, Tonkov che cerca fra l'altro di vincere la tappa. Allora, il distacco, Bulvarelli. 38 secondi in questo momento per Zulle Kamenzind. Straordinario l'incitamento di Russell, che è proprio dietro a Zulle e continua a gridare vai Alex, vai Alex. A te. Ed ecco che a questo punto sta partendo Tonkov. Siamo sui due uomini al comando che ormai sono vicini all'ultimo chilometro di questa ascesa che porta all'Alpe di Pampeago. Siamo nel Trentino, nel comprensorio della Val di Fiemme, prima volta per il giro, non prima volta per il ciclismo, in quanto che, ripetiamo, Chiappucci e il Diavolo si impose qui nel giro del Trentino davanti a Conti. Ed eccoci Alex Zulle, nella scia del quale si mantiene sempre Kamenzind, due svizzeri, vedete adesso Zulle è in difficoltà, oggi perde un minuto secondo me a questo punto, perché davanti vanno più forti, adesso anche Tonkov sta tirando veramente forte, Pantani nella scia, è un tratto veramente impegnativo, eh? 1,5 km all'arrivo. Cerquetti. Siamo dietro a Guerini, il grande vincitore della tappa di ieri. Guerini ha 8 secondi di vantaggio su Zulle e Kamenzin. A te la linea. Ed ecco qua Zulle e Kamenzin. Guerini si difende in questo tratto, Guerini che comunque è ancora nelle zone alte della classifica generale, attaccato proprio al gancio Kamenzin sui pedali. Vediamo Zulle, mentre ormai siamo ai 1400 metri, abbiamo visto, mi sembra, il cartello che indica siamo a 1400 metri, ho visto giusto, 1400 metri dalla conclusione. Molto pubblico, molti tifosi sportivi non intralciano assolutamente la marcia degli atleti, mentre eccoci qua con Zulle e Kamenzin, i due svizzeri. Kamenzin, che è compagno di squadra di Tonkov, si mantiene sempre nella scia di Zulle. Eccoci con Tonkov, con un super tifoso, e lo dimostra la maglia con i colori sociali di Pantani, che si è affiancato, mentre vi preghiamo, state attenti, perché ha rischiato di volare per terra la nostra telecamera. Sempre all'attacco, sempre in prima posizione Tonkov a questo punto. Eccoci su Kamenzin e Zulle, siamo ormai a 1300 metri
con il tandem di testa. 400 metri il ritardo di Zülle nei confronti della coppia di testa che stanno passando in questo momento all'ultimo chilometro. Tonkov e Pantani, e dietro cosa succede, Gianni? Dietro Micheli, noi siamo adesso davanti a Guerini, diminuisce il suo vantaggio su Zülle, è sceso adesso a 4 secondi, appare un po' in difficoltà Guerini, viene su d'agilità Zülle che sta tra poco per raggiungerlo, erano 200-300 metri fa i secondi di vantaggio per Guerini, ora Zülle ha staccato Kamenzin e in pratica raggiunge Guerini a 1100 metri dall'arrivo della linea. Ed ecco inquadrato Zülle mentre apprestiamoci a seguire questo sprint, uno sprint che interessa gli abbuoni, vogliamo ricordare gli abbuoni. 12 secondi al primo, 8 al secondo, 4 al terzo, si è ripreso un po' Zülle che vedete che dà l'anima, è un corridore che riesce a dare il 100% dopo il traguardo è sfinito ma solamente dopo, è veramente encomiabile Alex Zülle, mentre ci sarà una volata tra Tonkov e Pantani. Adesso chi vincerà, Davide, vediamo se azzecchi il pronostico, noi ci portiamo verso la balaustra. Dico Tonkov. Mentre, allora, ieri Guerini, oggi Tonkov con Pantani piazzato. Allora, siamo alle fasi conclusive della 18ª tappa, una tappa anche quella di domani che prevede un arrivo in salita, un grande arrivo in salita che può provocare ancora grossi distacchi. Siamo ormai, vediamo, sta per essere lanciato lo sprint, Tonkov in prima posizione, Pantani si volta, siamo ai 600 metri con Pantani che guarda alle spalle, c'è Tonkov in prima posizione. Tonkov che non ha ancora vinto al Giro d'Italia, a questo Giro d'Italia, mentre Pantani ha vinto la tappa di Piancavallo. E siamo agli ultimi 500 metri, tenta lo scatto Pantani mentre Guerini cede, ecco Pantani che sta per lanciare lo sprint, la pendenza è del 12%, con Tonkov sempre in testa, lungo rapporto per Tonkov, sale di agilità Pantani, ecco che entrano in funzione le telecamere fisse, lanciato lo sprint, Tonkov Pantani, 18ª tappa, eccoci la galleria, poi il tratto conclusivo, riusciamo ancora a vederli, a seguirli, eccoci con Castellano, direttore del giro, e siamo ancora con Tonkov in prima posizione, eccoci la nostra telecamera sull'elicottero sempre in questa posizione con Pantani che sembra sul punto di lanciare il contrattacco. Tu cosa probabilmente pensi? Sì, ci sarà una volata anche perché i secondi di abbuono sono importanti, 33 secondi il distacco di Tonko su Tonkov, è lanciata la volata ma è Tonkov che dovrebbe vincerla. Eccoci con Tonkov che taglia per primo il traguardo, in seconda posizione c'è Pantani, vittoria per Tonkov, secondo l'anno scorso, primo 2 anni fa, 3 ore, ecco vedete il cronometraggio sulla destra, il distacco mentre Pantani viene subito portato nella zona delle premiazioni, Guerini ieri, Tonkov oggi, Pantani sempre piazzato, però un Pantani anche oggi grande protagonista, mentre vedete Micheli che conquista la terza piazza, grande conferma per l'uomo di Emanuele Bombini, Micheli in terza posizione a 42 secondi, ritardo di Micheli 42 secondi, ed eccoci con l'arrivo di Zülle
il ritardo di Zulle, 56 secondi. Attenzione, Zulle sta per cadere subito dopo aver tagliato il traguardo, mentre ecco che arriva Guerini. Poi dopo Guerini è la volta di Kamenzin, vengono subito aiutati a proseguire, ecco che arriva Kamenzin, ecco Zulle ha avuto uno sbandamento, un cedimento subito dopo aver tagliato il traguardo. Succede spesso, Zulle è uno di quei corridori che riesce a dare tutto, dà l'anima, però riesce ad arrivare al traguardo e crolla dopo, mai prima. Comunque è stato veramente encomiabile, perché ha dato il massimo, si è difeso, però ha accusato un ritardo abbastanza considerevole. Adesso il suo distacco in classifica è superiore ai 2 minuti. Ed ecco che sta arrivando Bettini, molto bene la prova di Bettini, ha avuto parecchie difficoltà, si è sganciato, è ritornato, ha dimostrato veramente un carattere da grande combattente. Intanto sta arrivando Clavero con Noè, con un ritardo di 2 minuti e 12 secondi, anche Secchiari sta tagliando il traguardo, arrivano tutti sfiniti perché questi ultimi 4 chilometri sono micidiali. Ora è Ceppe Gonzales, adesso sta arrivando anche Codol. Ed ecco che sta arrivando Codol, poi è la volta di Faresin, il campione d'Italia si porta verso il centro della strada, grande selezione, ecco che Guerini riprende la strada verso l'albergo, ecco l'arrivo di Rubiera, l'uomo della Kelme, mentre ecco la maglia verde di Ceppe Gonzales. Ora dovrebbe essere naturalmente in maglia rosa ancora Pantani, Tonkov secondo con un distacco di 26 secondi circa, mentre Guerini a 1.40 circa, mentre Zulle con un distacco leggermente superiore ai 2 minuti. Questa è la classifica generale. Classifica generale virtuale, mentre ecco che ritorna in funzione la microcamera sulla bici di Brusaghin. Allora possiamo intanto dare un'occhiata alla classifica di tappa. Ha vinto Tonkov con un secondo di vantaggio nei confronti di Pantani, poi Micelli a 44 secondi, a 58 Zulle, Guerini a 1.07, Kamenzin a 1.15, 3 ore 36 primi, 53 secondi, il tempo impiegato con una media di 31.814. Dopo 83 ore 48 primi 46 secondi, Pantani ha un vantaggio di 27 secondi nei confronti di Tonkov, Guerini è terzo a 1.47. 29 secondi perché Pantani ha guadagnato 2 secondi all'intergiro, quindi 29 ed ecco secondi. L'ordine d'arrivo, Tonkov a 1 secondo, Pantani a 44, Micelli a 58, Zulle, Guerini a 1.07, a 1.15 Kamenzin, a 2 minuti Bettini, a 2.15 Clavero, con lo stesso distacco di Clavero c'è Noè, e poi in decima posizione Secchiari a 2.21. Questo è l'ordine d'arrivo per quanto concerne le prime 10 posizioni di questa 18esima tappa che da Selva di Gardena ci ha portato all'Alpe di Pampeago. Una tappa con 3 gran premi della montagna, 2 intermedi tra il 74esimo e l'83esimo chilometro, e quindi l'ascesa finale verso l'Alpe di Pampeago, mentre questa è il trampolino della Coppa del Mondo del 2003, Val di Fiemme, sede dei campionati mondiali di sci nordico nel 2003. Di discese pericolose ce ne sono ancora al giro? Quella del Croce Domini domani, tappa più lunga del giro, 239 chilometri, Croce Domini, discesa e arrivo in salita, plan di Montecampione, salita di 19 chilometri. E questa è la nuova classifica generale.
Pantani con un vantaggio di 27 secondi nei confronti di Tonkov. Guerini è terzo, 1.47. Zulle quarto a 2:08. Poi Kamenzin, campione svizzero, a 5.37. Miceli è sesto a 8.07. Clavero 11.59. Poi Bettini 13.10. Rubiera a 13.23. E con questa immagine concludiamo la nostra telecronaca diretta. Linea al processo alla tappa.